Poi Savino, come stai? Savino! Tommy, buongiorno, sto abbastanza bene, in viaggio verso San Nicandro Garganico, c'è uno sciopero in corso, mercato bloccato, hanno voluto trasferire il mercato in estrema periferia, quindi gli operatori non hanno operato e io li sto raggiungendo, credo incontreremo l'amministrazione fra poco. Situazione dei mercati ancora pesantissima. Da un lato alcuni mercati che ancora non ripartono e non si sa perché, se non per motivazioni strumentali che nulla hanno a che fare con un'emergenza sanitaria che tale non è più, quindi chi capricci da parte dei sindaci che vorrebbero approfittare di questa situazione per gettare i mercati senza regole in estrema periferia. Nella BAT abbiamo ancora il caso Trani in piedi, lunedì pomeriggio incontreremo il sindaco, spero si sblocchi l'ultimo comune della BAT. Resta il dato drammatico, Tommy, che i cali delle vendite si aggirano sul 70% e che oltre il 30% dei 20.000 ambulanti di Puglia cambierà mestiere a cominciare da fine anno o dall'inizio dell'anno prossimo. La cosa drammatica è che di questo non gliene frega un cappero a nessuno. No, ma è come se una categoria che non viene neanche considerata, ma anche quella dei tiristi, quei poveretti che vanno alle ambulanze. Siamo stati l'altro giorno in piazza Prefettura, abbiamo raccolto davvero la disperazione degli spettacoli viaggianti anche. Io voglio ricordare che noi abbiamo una tradizione di Luna Park che è storica in Puglia. È un settore completamente fermo. Io ricordo che dal mese di maggio fino a novembre è il periodo diciamo più numeroso delle fiere di Puglia, fiere tradizionali che già sono saltate. Io penso alla festa famosa Fiera della Bruna Matera in Basilicata, ma ormai tutte le fiere e le feste sono state soppresse o comunque sospese o al limite ridimensionate, ma in maniera diciamo da far perdere completamente quell'attrattiva. Abbiamo poi il problema degli spuntisti, che sono anche alcune migliaia, cioè coloro che comunque occupano posteggi sparsi all'interno dei mercati e delle aree mercatali, che sono stati esclusi dalla ripresa delle attività. Ma però la regione non vi ha considerati proprio? Noi con la regione abbiamo, io personalmente ho partecipato alle videoconferenze ufficiali della regione con il presidente Emiliano, con Mino Borraccino l'assessore, con la dottoressa Zampano dirigente dell'ufficio settore mercati e fiere della regione e con Domenico Vitto, il presidente ANCI Puglia, sindaco di Polignano che tutti conosciamo. Il problema è che queste interlocuzioni istituzionali non hanno dato seguito alle nostre richieste. Noi continuiamo a chiedere lo status di categoria disagiata per questi operatori, perché noi oggi ancora una volta non riusciamo a comprendere che sono operatori su aree pubbliche alla pari dei negozianti, sono dei negozi mobili. Che ha aperto proprio dell'incasso, è ridicolo veramente, io li vedo veramente disperati. I costi aumentano, i ricavi, i costi sono più dei ricavi, ma io Tommy ti dico una cosa, noi abbiamo nel settore abbigliamento il grosso gap di soggetti che hanno i magazzini diciamo con la merce primaverile che non hanno mai venduto, perché sapete che dall'8 marzo, dal 9 marzo i mercati si sono fermati, quindi merce primaverile non pagata, non venduta, pronto moda che non è più neanche vendibile ai saldi e non hanno i soldi per rifornirsi dalla merce estiva e autunnale, quindi il rischio vero è che c'è un sovrindebitamento di cui nessuno si fa carico. Questi non hanno capito che la tensione sociale si riverserà tutta contro questa politica arraffona che non è in grado di stare sul mercato, purtroppo, nel vero senso della parola. Sono disperato con voi e sono... Lo so che sei vicino, porterò il tuo saluto come sempre alle migliaia di ambulanti sui nostri gruppi. Grazie Tommy, ti aggiorno dopo da San Nicandro Garganico. Buona giornata. Buongiorno a te.